mentalità che si ritrova attorno al proprietario giusto e Silvio spaventa, alle sue idee che hanno fatto scuola sul grande tema delle infrastrutture ferroviarie nazionali. Ieri come oggi sono bruciate lo sviluppo sociale ed economico del Paese. Per ringraziare l'amico Luciano D'Alfonso, presidente e coordinatore della Scuola di Regione, che ha voluto promuovere questo importante e secondo me efficacissimo confronto, voglio anche ringraziare Sua Eccellenza il nostro Arcivescovo signor Conforte. Che ci guardano meglio che articolano il nostro territorio. Ringrazio il sindaco di Bomba, Donato Di Sante, il presidente della Fondazione Spaventa, Luigi Gentile, e mi accosto con una profonda gratitudine ai conoscitori dello statista abruzzese, gli autori e i relatori autorevoli che sono qui questa mattina. Il presidente dell'Università d'Annunzio, il professor Stefano Trinchese, l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, l'ingegnere Mauro Moretti, la quale oggi sottoporremo una lunga serie di problematiche che investono la rete ferroviaria che attraversa la nostra regione, l'amico segretario nazionale della CISL, Raffaele Romani. Oramai ogni giorno di Abruzzo e la sua presenza ci conforta e ci lascia ben sperare. Ci affidiamo consapevoli che ricaveremo da questi autorevoli rappresentanti spunti di dibattito importanti anche la presenza del sottosegretario Giovanni Legnini, saluto di tanti. Spaventa, politico lungimirante e pragmatico, aveva intuito in un'Italia post-unitaria il rilievo strategico delle infrastrutture e della necessità di avviare strade e collegamenti. Concetto che racchiude il senso profondo dell'incontro di oggi, dove le ferrovie dello Stato giocano un ruolo storico, culturale ed economico di indiscutibile rilievo. Silvio Spaventa fece nascere nel Paese un ampio dibattito politico e culturale sul destino delle ferrovie fino a concretizzare nel 1876 al Ministro dei Lavori Pubblici un disegno di legge scomodo che proponeva la nazionalizzazione della rete ferroviaria italiana e che divenne realtà solo nel 1905. Il discorso che fece in Parlamento è una emblematica pagina di storia politica che ha stigmatizzato i rapporti tra Stato e l'economia, tra le esigenze di servizio pubblico e la necessità di soluzioni funzionali per l'attività economica di interesse generale. Diceva Silvio Spaventa, oggi lo Stato prende il servizio delle poste, domani quello dei telegrafi, lo Stato non aveva né poste né telegrafi un secolo fa. Oggi lo Stato prende le ferrovie, domani le lascia e prenderà altro. Io concepisco, aggiungeva Silvio Spaventa, lo Stato in questa vita, esso è per me la coscienza direttiva, per cui una nazione sa di essere guidata nelle sue vie, la società si sente sicura delle sue istituzioni, i cittadini si vengono tutelati delle beni delle persone, lo Stato il quale dirige un popolo verso la civiltà, lo Stato il quale non si restringe solamente a distribuire la giustizia e a difendere la società, ma vuole digerirla per quelle vie che conducono ai fini più alti dell'umanità. Oggi siamo consapevoli che i trasporti e i diritti viaggiano su piramidi paralleli e sono indicatori di civiltà, quella che a sua volta Spaventa definiva con efficacia e semplicità unità della cultura e del benessere. L'Abruzzo ha vissuto martedì scorso, assieme ad altri autorevoli esponenti della società civile, con il nostro arcivescovo, un incontro alla sede con l'amministratore delegato della FIAT, Sergio Marchionne. In quella sede l'impegno chiesto alle istituzioni centrali e locali è stato quello di intervenire efficacemente e immediatamente
sulle infrastrutture, di progettare investimenti a supporto della logistica inadeguata che pesa sui bilanci delle imprese e sui mezzi di trasporto, che diventa un costo aggiuntivo tale da disincentivare nuovi insediamenti produttivi e incidere sulla competitività di quelli presenti. Abbiamo sottolineato la necessità di completare la fotografata esatto di valenza strategica per la nostra area industriale e per il campus automobili, di potenziare i porti commerciali di Vasto e San Salvo, di dotare di banda larga intorno e di garantire strade sicure. Per le ferrovie abbiamo illustrato le nostre necessità e rischi, anche recentemente innanzi al Ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi, e di acceso l'attenzione sullo scalo merci ferroviario di Ortona e Vasto San Salvo in particolare. Adesso il messaggio è chiaro. La nostra regione ha bisogno di impostare una governance di sviluppo sulle infrastrutture e su un sistema di trasporto moderno ed efficiente. È vietato a tutti noi di perdere tempo in un immobilismo che non ci appartiene per indole e per storia, e dobbiamo lavorare solo per realizzare una rete collegata di infrastrutture stradali e ferroviarie allineate con le esigenze del mercato, in cui magari l'alta velocità non sia una discriminante ma una condizione di partenza, direi, eguale. Auguro a tutti il confronto politico, insieme possiamo raggiungere grandi risultati e creare nuove prospettive alle nuove generazioni, ma soprattutto dobbiamo dimostrare completamente che quando questa regione fa squadra è capace di fare grandi risultati. Nel senso che l'idea di intuizione di Sito Spaventa di Cavour
deve diventare per la Regione Abruzzo la giusta causa per delle scelte concrete in termini di trasporti regionali. Quindi, incrementare, sviluppare sempre di più i collegamenti su gomma, i collegamenti su ferro, i voli nazionali ed internazionali, ma soprattutto ponendo grande attenzione alle potenzialità portuali che abbiamo, cioè la Nuova, Pescara, Cortona, Passo, sono temi che dovranno essere sviluppati perché la Regione Abruzzo deve prendere in considerazione quanto sta succedendo nell'area del Mediterraneo. Ha le potenzialità, le capacità, ha una posizione geopolitica strategica per recitare un ruolo da protagonista, soprattutto in considerazione dei paesi emergenti che sono delle, che sviluppano delle situazioni ancora inespresse e che quindi rappresentano delle grandi opportunità. Per quanto invece riguarda il discorso dei trasporti locali, qui voglio riferire soprattutto alla provincia di Chieti, perché lì ovviamente si trova il comune di Bomba, e in modo particolare sul tratto della Partisana, che lega Possacenza fino a Castellizzato, sia in termini di ferrovia Sagredana che in termini di strada statale 652 Fondo Valle Sacro. Questo perché è strategico questo collegamento, in quanto abbiamo nella provincia di Chieti quattro entità diverse: la Costa dei Trafonti, la Partisana, il Vecchio Sandro e l'Alto Sandro, che nella loro diversità costituiscono in effetti poi il patrimonio regionale della provincia di Chieti. La Costa dei Trafonti è un'entità che prima o poi dovrà essere presa in considerazione dalla Regione per costituire un parco nazionale che rappresenta come certificazione territoriale ambientale un valore aggiunto, una risorsa già alle bellezze paesaggistiche che abbiamo, a quel patrimonio turistico culturale che deteniamo e soprattutto a quella grande ricchezza che ci viene dal mare alimentare, o meglio tutte quelle tipicità e quelle diversità che ci arrivano dall'enogastronomia. Quindi è importante che la Costa dei Trafonti sia collegata alla Val di Sacro, una zona con tante peculiarità, in modo particolare è l'insediamento di zona industriale, la cui importanza riguardava anche il Presidente della provincia. Abbiamo avuto in occasione della visita dell'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, in occasione del 9 luglio, durante il quale la Regione Abruzzo giustamente ha rinviato le proprie attività al Consiglio regionale per seguire l'evento serio. Per passare poi alla zona del Medio Sacro, con la bellezza dei luoghi, la bellezza dei paesaggi, la bellezza delle oasi naturalistiche, e qui ovviamente voglio aprire una piccola parentesi, vi invito ovviamente a visitare Bomba, dandovi qualche spunto, che dato di Bomba è il sito archeologico di Monte Pallano. Abbiamo poi anche un museo che è etnografico su Bomba, il quale noi chiamiamo la città contadina del nostro territorio, ma soprattutto ovviamente per visitare la casa di Adame Catani a Silio Spaventa. Per finire poi sino all'Alto Sangro con il collegamento di Castelli Sangro, dove ci troviamo in sostanza all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo. Quindi sono quattro entità che devono essere messe in collegamento dalla ferrovia Sacreta. Altro discorso importante comunque per il Fondo Valle Sacro. È il momento che si definisca il completamento del tratto che va da Quattro sino alla Terina, perché rappresenta una situazione veramente strategica per questa zona d'Abruzzo per la provincia di Chieti. Quindi Luciano D'Alfonso, ringrazio di nuovo, perché sono convinto che questo momento darà l'opportunità di poter mettere a disposizione dell'intera collettività un contenuto veramente importante. Grazie di nuovo. Grazie al sindaco di Bomba. Adesso la parola al presidente di sezione e merito della
della Cassazione, presidente della Fondazione Bertrando e Silvio Spaventa, Domenico Gentile, per un breve intervento, e poi la relazione al professor Trinchese. Ringrazio e soprattutto saluto le autorità religiose e civili presenti per l'opportunità di parlare, se vuole, brevemente della Fondazione per quanto sembra, che nasce a Roma sull'input del eclettico e capacissimo dottor Alfonso e con l'aiuto di una parte considerevole della dell'intelligenza del paese, che vuole in questo modo ricordare e soprattutto promuovere opere del pensiero e del Fratello Spaventa, Silvio, uomo politico e giurista, e pertanto filosofo. E la fondazione è ancora, diciamo così, ai primi spazi, però abbiamo con l'aiuto, anche dei Spaventa, ha potuto acquisire una parte considerevole del vecchio della vecchia, diciamo, casa natale dei fratelli Spaventa. In questa casa natale pensiamo di poi alloggiare sia la sede della fondazione sia una biblioteca che è già, diciamo, parzialmente compiuta sulle opere esclusivamente riguardanti i fratelli Spaventa, e nel futuro anche un centro studi, diciamo, più o meno stabile. Di questo dipenderà poi dal successo che riusciremo ad avere. In questo abbiamo l'aiuto del Comune di Pomba, che è il luogo natale di Silvio Bertrando, ma anche della provincia di Chieti, altri comuni del circondario e delle università abruzzesi. Quindi sono proprio gli studiosi i più interessati, particolarmente per quanto ovviamente sotto filosofico, ma anche sotto quello, diciamo, del sito solito, quello della capacità di realizzazione politica, oltre che di riforma dell'ordinamento e della struttura giudiziaria italiana. La Fondazione ha promosso diverse iniziative, il premio è stato dato al Presidente Ciampi, purtroppo quando era già ammalato, era stato organizzato in precedenza, poi si è venuto a partire del Presidente, è stato ottenuto pubblicamente. Il su proposta del Presidente della Sanità, se vogliamo parlare, abbiamo la possibilità di istituire un premio annuale per giovani laureati che abbiano presentato una tesi di laurea sulle ferrovie e sull'impulso di Silvio Spaventa allo sviluppo del sistema ferroviario italiano, che poi è lo stesso argomento oggi ripreso dal dottor Alfonso, che è un altro dei illustri soci della fondazione, e su cui diciamo forse fidiamo moltissimo. Anche il professor San Vitale si è offerto di aiutarci nella ristampa critica dell'opera Mondiale di Bertrando Spaventa, un lavoro veramente molto importante che, se riusciremo a portare in porto, darà sicuramente molto lustro non solo alla fondazione ma anche al programma italiano. Il prossimo abbiamo sponsorizzato delle opere su Bertrando Spaventa e su Silvio Spaventa. Da ultimo la dottoressa Fernando Gallo, che è una dottoranda all'Università della Svizzera italiana, ha scritto un testo
su Bertrando Spaventa, che è stata poi così rivista e coordinata dal professor Pironi, che è un molto studioso italiano che insegna all'Università di Princeton, e che è stata sponsorizzata sia pure con i mezzi modesti della fondazione per l'edizione presso la casa editrice La Terza. E mi fa piacere dire che questo testo di carattere prettamente filosofico è stato, la stampa è stata già esaurita, in quanto Bertrando Spaventa è diciamo, un personaggio chiave della filosofia italiana recente, e per gli influssi, per così dire, negativi dal punto di vista storico, degli studi che sono stati fatti su di lui, da allora ministro Gentile, regime fascista, che ha lanciato un'ombra negativa sul Bertrando Spaventa, che però è la lunga anteriore storicamente al periodo fascista, e soprattutto ha assolutamente non si può considerare un precursore, però tutto questo ha, come dire, confinato il Bertrando in un destinato solo a pochi studiosi, e noi ci proponiamo anche probabilmente delle personalità russesi più presenti, ma anche dei professori universitari di Chieti e di Teramo, di rilanciare dal punto di vista prossimo del nostro studio filosofico. In particolare vi segnalo che a fine settembre la professoressa esposto dell'Università di Teramo su, diciamo, in cooperazione con la fondazione terrà un dibattito sulla filosofia del diritto da Bertrando Spaventa, Silvio Spaventa e Capo Corsi. Questo proprio per evidenziare sia le attività che stiamo portando avanti, sia come poi lo studio di questi nostri illustri professionali sia attuale che sia cresciuto a livello regionale ma anche nazionale. Quindi io spero che questa iniziativa di oggi, che non è isolata ma che riporta la centralità storica di Silvio Spaventa come uno dei patrioti che ha costruito l'unità d'Italia, ed è un patriota meridionale, non è un patriota settentrionale, con tutto il rispetto per i piemontesi e tutti i lombardi che hanno contribuito sicuramente all'unità d'Italia, ma anche nel meridione, nel profondo sud, abbiamo avuto dei patrioti che hanno sofferto anche la carcerazione nel periodo borbonico per portare avanti gli ideali della vita, e non dopo non si sono fermati all'aspetto teorico, ma proprio nel caso di Sicilia hanno partecipato ai primi cambiamenti del Regno d'Italia con gli impegni pratici per dove aver fatto l'Italia per anche l'Italia, per il collegamento con il sistema. Grazie Presidente. Quindi il quadro è stato fatto di nuovo. Grazie. Professor Trinchese, che è lo storico preside della Facoltà di Storia e Filosofia di Chieti, mi permetterei di chiedere un saluto di incoraggiamento a Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Chieti, padre di Giuseppe. Grazie, io dico subito che qualcuno si sorprenderà della presenza dell'Arcivescovo di Chieti in questo momento celebrativo di Silvio Spaventa, dati i rapporti, diciamo così, non di idilliaci di Silvio Spaventa con il divieto delle cessioni del tempo, ma i motivi per cui sono qui sono almeno tre. Il primo è che nella mia formazione, in modo particolare filosofica, ha avuto un ruolo molto importante in tutto il mondo di Benedetto Croce. Dunque il mio legame, l'amicizia con il padre Nicolini, con la Croce, come sapete, la nonna di Lorenzo Croce,
Dunque io ho conosciuto direttamente già in primissima età la studente di direttore del liceo e sono stato educato a considerare quel clan di talento una delle menti più alte del pensiero speculativo del 800 insieme allo Spinoza e ad apprezzare sempre il talento come un grandissimo statista. Dunque vengo a dare il tributo a figure che sin da ragazzo ho imparato a conoscere ed apprezzare come grandissimo. Secondo luogo erano di Bologna, naturalmente, e via di oggi, quindi c'è un pregiudiziale atto d'amore a tutto quello che è di bello e di grande nella storia di questa diocesi. E poi c'è anche una considerazione specifica riguardo a Silvio Spaventa, che è stato, per quello che io posso ricordare, la conoscenza di lui, veramente un statista illuminato. Una destra storica di grande prospettiva, di grande capacità di intelligenza progettuale. Mi ricordo un suo discorso sulla giustizia dell'amministrazione, che potrebbe essere ancora oggi di estrema attualità, date le fatiche burocratiche, appesantimenti, spesso legati anche a incompetenze o ritardi colpevoli, che a volte rendono faticosa la vita quotidiana della nostra gente e anche la realizzazione del popolo. E dunque un tributo senz'altro di ammirazione a questa grande figura che mi interessa capirne e conoscere ancora di più. Mi permetto di aggiungere una domanda che non so se questo convegno potrà dare una risposta. Io ho avuto l'avventura di benedire il famoso Interpol di Manuel. Nell'occasione, avendo molte conoscenze nell'ambito del mondo dell'insegnamento dell'economia e del trasporto, ho chiesto a vari miei amici competenti in materia che senso questa rete di trasporto. Ora mi è stato il giudizio che l'idea del trasporto è un'idea di 30 anni, assolutamente sicura. Allora, vorrei capire perché questo trasporto, che cosa servirà e se non servisse come si potrebbe utilizzare. Non so se la posso convegno potrebbe venire a fare. Grazie. Grazie Urbano per questa possibilità, non solo per la mia modesta persona, che ho avuto così diciamo esageratamente introdurre, ma anche l'importanza di questo convegno che viene riunito intorno a questo tavolo delle personalità da sotto spicco, non solo sul tema delle infrastrutture, in questo caso ferroviarie, del trasporto, ma direi anche con delle prospettive anche politiche assai importanti. Ai saluti e saluto innanzitutto le due personalità dell'arcivescovo e del nostro prefetto e così assolvo al compito di non far dimenticarne altre dal punto di vista istituzionale. Il tema è importante, Silvio Spaventa, statista, una destra storica, lo ha ricordato l'arcivescovo, che è una destra nobile, importante, conservatrice ma europea, capace di proposta e che poi è andata gradualmente perdendosi, perché questo è il difetto probabilmente più grande della politica italiana, che ha visto la destra poi sempre svanire, mentre in Europa esiste una destra conservatrice liberale, e a un certo punto l'esperienza è più invece quella del fascismo che qualcuno allora, abbiamo visto. Abbiamo visto. Il tema, un poco tempo che non intendo rubare ai relatori più importanti che sono di ascoltare, che è quello di inserire la figura di Silvio Spaventa brevemente nella storia del Risorgimento e dell'Italia Unita, e quindi capire come sono andate, come sono sviluppate quelle vicende, in cui due Italie si confrontano. E forse il tema è ancora più importante, perché sono due Italie, una che cambia e può cambiare, e una che non vuole cambiare, che non cambia mai. Una che unisce gli italiani e una che vuole tornare a dividerli, una che ha bisogno di patria e una che ha necessità di mortificare. Voi sapete che i popoli, come le famiglie, diceva anche un nome dimenticato Pietro Scoppola, hanno bisogno di dare simbolo di poter riconoscersi. I popoli siamo tutti un po' come dei bambini, abbiamo bisogno dei compleanni, dei genetriaci, come si diceva una volta dei re, e degli onomastici. I francesi hanno il 14 luglio la presa della Bastiglia, gli americani il 4 luglio la data dell'indipendence, i paesi
organismi monarchici hanno feste dinastiche, bene, gli italiani stentano a ritrovarsi su una data. Che cosa significa? Che stentano a ritrovarsi sulla loro storia, non hanno un'identificazione con la propria storia. Ci hanno provato i nostri governanti, innanzitutto il presidente Ciampi, che ho ricordato, a conferire a marzo col primo Parlamento unitario la data simbolo, ma questa è già andata un po' perdendosi. Io ho avuto l'onore dal precedente prefetto di Chieti di presiedere questo comitato per la celebrazione del Risorgimento, e ripetevamo che la data non c'è. Noi abbiamo avuto il 17 marzo, poi abbiamo avuto le date delle 5 giornate di Alberto Di Giussano e della Lega, che chiedeva anche il carroccio come data, cioè di quando Federico Barbarossa lo sconfitto dalle anni 30, aveva la Lega separatista per dividersi anche su quello. E poi abbiamo tante altre date, il 25 aprile, l'8 settembre, perché no, i fascisti, il 28 ottobre, hanno anche loro diritto alla loro dignità, il 4 novembre per i più anziani per ricordare la vittoria della prima guerra mondiale, il 20 settembre per ricordare anche i trentenari, il 2 giugno per chi vive nella Repubblica la prima. Perfino sugli enti in Italia siamo riusciti a dividerci. L'inno di Mameli è diventato tale soltanto con la Repubblica, ma ha accompagnato il genere del Risorgimento democratico, quando però questo aveva anche a fianco l'inno di Garibaldi che la compiva, e l'inno conclusivo che univa italiani con un terzo, con la marcia reale di casa Savoia. Quindi perfino le date e i simboli che ci dividono, e dividono i cattolici che sono tanto tempo fuori dalle politiche unitarie, dai liberali, dalle sinistre che stentano a nascere e che celebrano ed esaltano come segno identitario la liberazione come simbolo di una guerra fratricida. Si parla di resistenza tradita, si parla di repubblica nata dalla resistenza, riusciamo a dividerci persino sul giorno della memoria o del ricordo, a seconda se parliamo dell'olocausto o delle foibe. Perché tutto questo? Perché c'è una spaventa? Perché la soluzione non fu quella nobile del risorgimento democratico, quella a cui da destra o da sinistra si teneva, fossero marziniani o giovertiani. Spaventa era vicino a Giovetti, aveva partecipato a quelle dinamiche, anche se non era cattolico, però aveva in qualche maniera assorbito un concetto di Stato che derivava dalla tradizione giovertiana. La soluzione è un'altra, la soluzione è quella che disperde e delude ogni speranza democratica e libertaria, l'unità sotto la corona di un re, diverso, presa Paolo, fondato sotto l'ordine, fino al punto che sapete che il re decise di non chiamarsi Vittorio Emanuele I, ma Vittorio Emanuele II, la legislatura italiana non fu la prima in Italia, ma fu la sestima, nel suo ordinamento piemontese, e la moneta non venne chiamata in modo nuovo, evidentemente l'euro, ma venne chiamata lira perché era una moneta sarda, cioè piemontese. Mancava che cosa a questi dati? E perché è importante ricordare Spaventa e lei di Spaventa, che parlo anche davanti a illustri esperti del settore? Al paese Italia difettavano la consistenza della socialità, il capitale del senso civico, quelle che Pietro Vecchio richiamava già intorno alla fine del Settecento le idee comuni dei comuni interessi, cioè quelle leggi generali su cui impiantare la socialità, la qualità della vita, l'onestà, il merito, l'eguaglianza delle opportunità, indipendentemente dalle provenienze. Bene, una lettera di Silvio Spaventa, non mi impressionate, due righe soltanto, quando nel settembre 1861 a Napoli, cioè subito dopo l'unità d'Italia già fatta con Garibaldi che è già stato a Napoli, già entrato in Napoli, quando il progetto democratico è fallito, perché anche quella che non è stata realizzata, la vita della giustizia sociale, non è stata realizzata, lo ricordano in pochi, quelli che la costituente democratica a Napoli con Mazzini avevano cercato di fare, quando Spaventa corre a Napoli insieme a persone di segno politico diverso, persino mazziniani, per dire questa è l'occasione di rinnovare, non di cambiare tutto perché non cambi niente, come gli altri facendo quasi di rappresentare. Bene, questa lettera di Silvio Spaventa, fratello Bertrando, scritta da Napoli nel momento in cui falliscono questi conati democratici, ci descrive una situazione che è ben diversa dall'unità democratica, dall'unità di popolo che si sognava, e ci dimostra la consapevolezza di Silvio Spaventa, attenzione, l'uomo di destra è stato ricordato nel fotografare la situazione. Sembra di sentire parlare di oggi. È tutto un acchiappare e un chiedere.
uno può banchiare dappertutto, come se i cardini dell'ordinamento morale fossero dappertutto spassati. E qui c'è tutto il spavento, c'è tutto il suo esilio, ci sono gli anni ricordati prima dal presidente del carcere, dell'isola del carcere 2, dell'isola di Santo Stefano, quando procede degli studi e le cure per 3 anni e per 3 volte legge la fenomenologia di Hegel, che è alla base del suo pensiero. Che cosa succede subito dopo Bunda e come Spaventa inserisce la questione ferroviaria e la questione del cambiamento? Cavour, che era stato attento osservatore delle istituzioni inglesi, aveva già capito, leggendo Stuart Mill, che presero le condizioni necessarie per una democrazia, lo sono ancora oggi, ricordo. Uno, che il popolo sia disposto ad accettarla, a parteciparne. Due, che abbia volontà e capacità di conservarsela senza delegarla necessariamente a poteri forti o a poteri dominanti, a qualcuno che ci deve rappresentare per forza, nel senso che voglia essere interprete delle nostre volontà. Terzo, che possa adempiere alle funzioni del governo parlamentare. La monarchia sabauda, studio dentro di questo, si realizzò l'unità, impose il compromesso come sistema, il compromesso che ci ha accompagnato durante la storia militare, annullando i contrasti ideali, avvincendo i più malleati dell'opposizione con il trasformismo che Spaventa combatte, di cui è vittima, il suo progetto è vittima del trasformismo di De Prez, mantenendo interminati gli istituti di diritto pubblico, impedendo che si costituissero, attenzione, partiti organizzati con programmi e leggi morali. Non c'è un partito cattolico, non c'è un partito socialista, non c'è un partito riformista. E infine la mancanza di educazione civica e politica delle nuove generazioni. Insomma, quello che un cattolico Stefano Biagini, con fortunata definizione, descriveva come la distanza tra del paese legale al paese reale, di cui forse ci accorgiamo anche di qualche accento storico attuale, di un paese o di governi che nel recente passato non hanno prestato attenzione alle reali condizioni del paese, pur nella necessità di risanamento. La questione ferroviaria, concludo, questione strategica di grandi infrastrutture che il governo Minghetti, il governo solido ma conservatore, ispira, era quella di cercare non il periodico rinnovo delle convenzioni con cui società lo Stato era legato, ma un radicale ribaltamento di questo, cioè di fare investimenti importanti per riscattare e dare allo Stato, come ha ricordato il Presidente del Consiglio Antonio, la ottimizzazione degli investimenti pubblici attraverso l'intervento dello Stato. Abbiamo sentito dalle sue parole, mi stanco di ripetere cosa Spaventa ricordava. La consapevolezza, diceva Spaventa, della statualità nell'economia, nell'industria, nel servizio pubblico, le specifiche soluzioni che derivano da Hegel, dal metodo hegeliano. Io concepisco lo Stato, dice Spaventa, in questa chiesa. Esso è per me la coscienza direttiva per cui una nazione sa di essere guidata nelle sue vie, la società si sente sicura nelle sue istituzioni, i cittadini tutelati negli averi delle persone, lo Stato il quale dirige un popolo verso la città. È un po' quel film che forse avete visto, noi credevamo, in cui il regista ci fa vedere come l'unità non fu un'impresa facile, ma fu un'impresa lenta, complicata, difficile, che fece dire a Carducci, non per questo si era combattuto. Chiudo con 2 battute, una riferita alla sinistra e una riferita alla destra. La sinistra, Pasquale Turiello, garibaldino, giornalista, politologo, che sosteneva cosa si dovesse fare degli italiani per farne dei cittadini, cioè farli uscire da una condizione di sudditanza per farli diventare cittadini. Occorreva, che sembra di percorrere tutta la storia d'Italia, dice Turiello, disfare le sette, le clientele, le mafie, dal popolo alla Sicilia, promuovendo liberi e onesti legami tra gli individui e lo Stato. E infine Massimo D'Azeglio, uomo di destra, nei miei ricordi scriveva: gli italiani hanno voluto fare un'Italia nuova e loro rimanere italiani vecchi di prima. Pensavano a riformare l'Italia e nessuno si accorgeva che per riuscire bisogna riformare se stessi. L'Italia non diventerà nazione ordinata, ben amministrata, finché ognuno nella sua sfera non faccia il suo dovere. Ma occorre capire che fare il proprio dovere il più delle volte è fastidioso, è volgare, è ignorante. Ci vuole la persuasione che il dovere si deve adempiere, non perché frutti qualcosa, ma perché è un dovere. Questa forza di volontà, questa persuasione e quella preziosa dote
che con un suo avvocato si chiama carattere, ed è la prima cosa che bisogna fare se vogliamo italiani di dotarsi di tali alti e forti carattere. Grazie a Stefano, del quale sapevamo il contributo essere puntualissimo. Prima di passare la parola, diciamo, all'ospite più atteso, all'ingegner Moretti, per il quale voglio anche dire, senza l'invito di Raffaele Bonanni, probabilmente non saremmo riusciti ad averlo in ragione della spinosità dell'agenda di Mauro Moretti, perché ha un'agenda spinosa che io ho quasi verificato quotidianamente. Quindi davvero ringrazio Mauro Moretti e consentitemi di esprimere la nostra soddisfazione per la presenza in sala di un abruzzese che non ha il cognome di Silvio Spaventa, però potrebbe avere la premura di Silvio Spaventa nel portare avanti gli obiettivi di ferroviarizzazione dell'Abruzzo. È un abruzzese, è una stretta collaboratrice dell'ingegner Moretti e si chiama Barbara Morgante. Perché è un pezzo, diciamo, della tenacia delle nostre famiglie, che di sicuro non ha in comune con le famiglie potenti e prepotenti dell'Ottocento il doppio cognome, ha soltanto il dato riconoscibile della tenacia e della dedizione. Saluto anche sua zia, che è una mia amica personale, Anna Morgante. Vedete, noi abbiamo tenuto molto a questo convegno. Ci sono state anche difficoltà organizzatorie, perché non era facile mettere insieme di sabato mattina questa convergenza di bravure. Perché ci tenevamo? Ci tenevamo per scrivere, a favore della memoria anche delle giovani generazioni, una piccola pagina di ritrovamento dell'Abruzzo in grande, perché noi stiamo parlando di una pagina dell'Abruzzo in grande, quella che convoca ed evoca la figura di Silvio Spaventa. Silvio Spaventa è tutto quello che è stato detto, quello che troverete anche nei testi che faremo in modo da rendere più rintracciabili e disponibili, quello che ritroverete anche nella memoria remota attraverso la tecnologia, sia di questo convegno che del convegno dell'anno scorso. Però c'è da fare una riflessione: come mai coniughiamo il ricordo storico di Silvio Spaventa con la presenza di Moretti, di Bonanni, di Legnini e anche di figure degli enti locali che sono qui? C'è il vicepresidente del Consiglio regionale, c'è il consigliere regionale Sulpizio, molti sindaci, imprenditori. Perché Spaventa ha avuto la lucidità di porre, di collocare una grande questione nella vita politica nazionale e territoriale: qual è la funzione del potere? Il tema che lui solleva come un filo rosso nelle sue riflessioni culturali, politiche, starei per dire ideologiche, è il tema della funzione del potere, della legittimazione del potere. Quando lui riflette e ci consegna, diciamo, questo insegnamento da testamento, che esiste una funzione di direzione dello Stato, che non è una funzione di soppressione nei confronti della vitalità della comunità e della società, ma è una funzione di direzione nella facilitazione della vita della comunità, facendosi carico di due infrastrutture. Lo Stato si deve fare carico di due infrastrutture: l'infrastruttura giustizia, e lui coniuga, concepisce la quarta sezione del Consiglio di Stato come la sezione dove si organizza la pariteticità tra il cittadino portatore di interesse e lo Stato. E per questo, a riconoscimento di questo, che viene anche nominato Presidente del Consiglio di Stato. E l'altra grande infrastruttura è l'infrastruttura che avvicina le distanze, le lontananze, l'infrastruttura ferroviaria. Lui arriva a concepire questo non come una contraddizione della sua levatura teorica. Lui studia anche la comunità internazionale,
studia cosa è accaduto sul piano ferroviario a Londra e come Londra ha risolto il tema della proprietà dell'infrastruttura e della gestione dell'infrastruttura. Si fece carico di trovare un cumulo di testi, anche di statistica economica, per cercare di capire come la società di Londra avesse raggiunto il risultato cui voleva pervenire. Così come quello che ha voluto rendere ricostruibile tutti i suoi atti parlamentari, pubblicando ogni volta quello che diceva in ogni luogo per consentire la sua giudicabilità. Guardate, questo è uno degli elementi della qualità della politica, fare in modo che si dicano possibilmente le stesse cose e che le cose che si dicono e le cose che si fanno si possano misurare, ricostruire, documentare. Silvio Spaventa è colui il quale della questione ferroviaria fa una questione vitale, strategica della sua persona politica e poi ha provato a farne anche una questione strategica della sua parte politica. Battaglia per la nascita di una società nazionale dello Stato delle ferrovie, battaglia, non fa un convegno, battaglia, si pone la questione quasi ultimativa, anche a costo di far cadere il governo come il governo è caduto, quello della destra storica, anche a costo di perdere la condizione di ministro, cosa che ha perso per la battaglia della nascita della società nazionale delle ferrovie. E ha continuato su questa linea anche dopo che è diventato parlamentare di opposizione, cioè mai ha edificato un comportamento da porta girevole di un albergo, che è uno dei problemi della classe dirigente, diciamo così, contemporanea, senza accomunare tutti, ma c'è un po' di volubilità delle posizioni o di leggerezza delle posizioni. E quando accade questo? Quando non si entra nel merito. Lui aveva la forza di entrare nel merito. Perché le ferrovie erano importanti? Non perché avesse un fratello ingegnere, ma perché sapeva che attraverso l'infrastruttura ferrata consentiva la parità delle opportunità. La cultura fa questo, ma anche l'infrastrutturazione territoriale. Per un tempo. Come arriva lui a concepire liberale, non della sinistra ancorché storica, un ruolo da protagonista dello Stato in tema di infrastrutture ferrate, in un momento nel quale le società private erano davvero protagoniste quasi di un safari concessorio? Io ho ritrovato un testo originale del 1856 e questo testo riporta, ricostruisce, fotografa che il presidente del Consiglio Provinciale di Chieti del tempo, che era anche di Pescara eccellenza, Panfilo De Miseis, era stato destinatario di una concessione ferroviaria per fare la famosa Ixion ferroviaria da Napoli Portici verso Roma e verso l'Adriatica, 1856. Poi un po' non trovò la copertura finanziaria di una banca internazionale della famiglia Rothschild, un po' l'Unità d'Italia e un po' la tenacia del seme gettato da Silvio Spaventa. Chi ha provveduto è stato poi l'ente trattino Società Nazionale delle Ferrovie. Ma lui come arrivò a porsi il tema del valore delle infrastrutture ferroviarie che dovevano convocare e coinvolgere lo Stato e solo lo Stato? Fece una riflessione giuridica sul concetto romano della proprietà delle strade. Per l'antica Roma la strada non è manto del potere pubblico, è della comunità delle persone utenti. Fare in modo che la comunità delle persone utenti abbia la proprietà della strada per il valore strategico, allora militare, che poteva riversare la strada. Da questo concetto della proprietà della strada in capo alla comunità pubblica tutta, lui organizzò una evoluzione giuridica che portò poi al concepimento che le ferrovie non potevano che essere dello Stato e non solo la proprietà dell'infrastruttura. Anche la gestione, c'è tutta una riflessione fatta in Italia nel 59. Allora, dentro questa cornice, e mi avvio a dare la parola all'ingegner Morenti, noi abruzzesi contemporanei, noi che abbiamo anche la passione di produrre idee a favore di un nuovo regionalismo che chiama in causa tutti, non gli uni contro gli altri, ma chiama in causa tutti per fare in modo che si possa conoscere la nuova stagione di modernizzazione in Abruzzo, che significa funzionalità,
significa funzionalità e modernizzazione. Andreatta è stato chiarissimo prima di essere richiamato dal Signore, prima del grande sonno. Modernizzare significa dare capacità di funzionamento. Che cos'è che dobbiamo fare in Abruzzo? Primo, ingegner Moretti, mi permetto, proprio da studente, perché io provo stima e appassionamento per il lavoro che lei fa lì alle ferrovie. Intanto perché la sua società è stimata nella comunità internazionale economica. Poi perché c'è un interlocutore quando si parla con le ferrovie. C'è un interlocutore, per chi lo cerca. Le ferrovie ci sono come interlocutore. C'è bisogno che si attivi una iniziativa da protagonista da parte dei territori. A me piacerebbe, per esempio, che l'Abruzzo si combinasse con le Marche e con il Molise e facesse un ragionamento di convergenza con le ferrovie, dividendo i conti dentro lo spazio territoriale di queste tre regioni, un'offerta ferroviaria che possa esaltare, per esempio, la Sangritana, che deve andare oltre l'intuizione giuridica cui siamo pervenuti, perché siamo davanti ad una intuizione societaria e giuridica. Deve liberare tutta la sua potenzialità, anche accettando le sfide. Secondo, proviamo dove è possibile, ingegnere, a velocizzare i tempi di percorrenza nella T-ferroviaria adriatica direzione di Roma. Dove è possibile? Senza immaginare il titanismo che non è più possibile, ma dove è possibile determiniamo gli accomodamenti che anche l'ingegneria e la compatibilità economica ci possono offrire. Però quello che è certo, non possiamo essere passivi rispetto alla potenza demografica, siccome siamo pochi e quindi siamo condannati ad una funzione irrilevante. Se fosse stato questo il ragionamento ai tempi della infrastrutturazione della gomma, non avremmo avuto le autostrade in corso. Allora il ragionamento quale fu? L'offerta di una modalità di spostamento di persone e di merci può creare anche la domanda se c'è l'irrinvenibile. Noi dobbiamo fare tutto quello che è nella capacità dell'ente regione e degli enti regioni. I fondi FAS, per esempio, facciamo in modo che abbiano un dispiegamento, una flessibilità, una progettualità di assegnazione di risorse anche rispetto all'infrastrutturazione ferroviaria. Io devo dire alla società delle ferrovie, che qui è rappresentata dall'ingegner Moretti al massimo livello, che ci siamo riportati a casa almeno un risultato in queste settimane, lavorandoci, producendo dossier, evitando la genericità del chiedere col cappello in mano. I consorzi industriali abruzzesi, per tre quarti, erano privi di raccordi ferroviari. Anche il consorzio industriale Chieti Pescara era stato alleggerito per inerzia del sistema locale, del sistema territoriale, del raccordo ferroviario. Voi provate a immaginare che valore può avere la produzione di beni industriali che poi non può essere immessa nel mondo. Ci siamo messi lì con i numeri, abbiamo interloquito con RFI, con Trenitalia, con la Holding, siamo stati sul pezzo, sul piano della sostenibilità economica e contrattuale, ce l'abbiamo fatta. Ho notizie positive da parte dei valenti manager di supporto della Holding. Insomma, Raffaele, lo dico anche a te che sei quasi in solitudine ad essere amico voglioso nei confronti dell'Abruzzo, a organizzare un'attività di avvicinamento tra Abruzzo e Roma. Lo dico a Giovanni Legnini, che ha la delega importante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con materia attuazione del programma. Lo dico all'ingegner Moretti. Noi ce la vogliamo mettere tutta anche con il sistema territoriale, anche le risorse tradizionali della finanza pubblica che abbiamo a disposizione. Però insomma, accorgetevi anche voi che non siamo un trapezio di cimitero, ma siamo un trapezio di vitalità, capace anche di intercettare nuova domanda di intrapresa economica. Su questo attiviamo un confronto di merito, senza che l'Abruzzo sia condannata dai suoi piccoli numeri. La parola a Mauro Moretti.
un applauso per lei, perché ha sentato le cose. Signor sottosegretario Benini, Silenzio Bruno, che so che è la settimana di Padre Bruno, Padre Bruno, autorità tutte, signore e signori, però è grande un compito complicato adesso, perché io pensavo di parlare un po' di spaventa, soprattutto perché se parlare con tutti, con lui, non so. Permettete oggi di partire proprio da spaventa, perché le cose che credo stiamo di inglese, tutti in mese, mi hanno partito il convinto. Noi spesso, ve lo dico perché sono venuto da una settimana fatta in Europa, sono passato da Parigi a Londra, dalla mia porta a Londra, ho ricordato Milano di imbarazzato l'altra volta. È vero, non abbiamo ancora il senso dell'unità nazionale che accomuna le nostre scelte e quindi riesce in qualche modo a individuare quali sono gli obiettivi comuni nazionali nell'interesse del vario paese. Devo dire che abbiamo però dei buoni maestri che dovrebbero in qualche modo rispolverare per poter in qualche modo pigliare forza e ottimismo in questa sfida, altrimenti ci ripiegheremo su noi stessi e non riusciremo mai a ripartire in avanti. Si diceva tornare a bomba, io vorrei dire ripartiamo da bomba, o ripartire da bomba, che sarebbe già un bel segnale dal punto di vista di quella generazione di Silvio Spaventa, che nel suo modo molto concreto, giurista che però voleva capire, che per capire rifiutava l'approccio ideologico al problema, le tappe fatte di richiamo, che voleva invece capire concretamente l'esperienza fatta, quindi l'approccio scientifico ai fenomeni reali dell'economia e delle industrie, e su quello basava le sue proposte. E la proposta di unità nazionale attraverso quello che allora era l'unico mezzo di comunicazione di trasporto, le ferrovie, era assolutamente indispensabile per poter fare sì che l'insieme dei vari regni, ducati e pezzi comunque di cultura che fino ad ora erano stati in conflitto più che in unione, riuscissero a trovare il mezzo fisico per poter comunicare. Dicendo che poi era avanti da sempre, anche oggi, penso soprattutto alle pagine di Gramsci, quando cercava di individuare nell'altro lo strumento di unità nazionale, l'unione della lingua, di sapere parlare lo stesso linguaggio, ricordiamoci che non avevamo neanche la stessa lingua, quindi era fatica in qualche modo capirci tra di noi, individuava l'altro lo strumento concreto dell'unità nazionale. Perché dico questo? Perché paradossalmente oggi siamo a 100 anni di distanza allo stesso punto di vista. La scala non è più quella nazionale, la scala è quella europea, la discussione che spinge a fare la discussione europea è oggi come allora quella che spingeva a fare unità nazionale. Allora c'era l'europeizzazione dell'economia, sulla quale i vari pezzi sbrandellati dell'Italia non potevano competere e che spingeva a fare unità d'Italia affinché l'Italia non fosse un pezzo residuo rispetto alla parte europea che già allora esprimeva una potenza enorme, addirittura mondiale, attraverso loro le cannoniere in particolare. Oggi di fronte alla globalizzazione, e quindi siamo ad una scala superiore, si pone il problema di come si fa Europa. Il problema è identico. Non a caso, ancora oggi abbiamo due problemi concreti, lingua e infrastruttura. Ci vorrebbe un altro cambio. Non so che lingua suggerirebbe, forse l'inglese, non so di quale forma. Chiederebbe non di parlare dei romanzi del servizio, ma chiederebbe invece di poter far sì che tutti i canali della RAI avessero anche la stessa trasmissione in inglese. Ma noi sappiamo che rischieremmo del comprimento comunque delle nostre radici, della nostra cultura. Capite, siamo in mezzo delle contraddizioni. Non si può balbettare davanti alle contraddizioni. Bisogna sapere individuare una strada. E le strade sono quelle che la storia ci insegna questa, sono segnate molto spesso dallo sviluppo tecnologico. Perché? Perché rendono più moderna, nel senso che rendono rifunzionalizzano e reinterpretano quelli che sono gli elementi concreti su cui si basa la vita della gente.
sono quelli della capacità di poter provvedere con attenzione e con ottimismo verso il benessere a quelli che sono i problemi della vita. In questo quadro, scusate se ho fatto un pochino alto per le parole, questo sono subito al fondo concreto, ma è un problema necessario perché noi perdiamo di vista il percorso che stiamo facendo. E pensiamo che i problemi siano sempre quelli, per carità, che sono sindaco di Montreno, un paesello di 550 abitanti, che sono sempre il problema sia quello, ma non è così. E nelle contraddizioni deve saper trovare l'equilibrio giusto, altrimenti si rischia di usare male le risorse e quindi stare male tutti, non stare bene tutti, o stare bene o peggio. Seconda partita. Spavento non solo parlava di unità delle reti ferroviarie, delle strade ferrate, come si diceva italiano. Faceva un discorso diverso, faceva riferimento al fatto che le operazioni fatte da allora dai concessionari privati appoggiati dalla finanza internazionale, Belgia, Francese, la Gran Bretagna, allora stato un atteggiamento di rapina nei confronti delle risorse dello Stato italiano, dei cittadini italiani e del territorio italiano. Spesso io vedo che si fanno meraviglie del fatto che in quegli anni le ferrovie si facevano chilometri a gogo con pochissimo tempo. Sì, perché c'erano degli strumenti che incentivavano, soprattutto nelle reti non fondamentali, il maggior numero di chilometri nel meno tempo possibile. Peccato che poi non funzionava assolutamente niente, le ferrovie non si aprivano neanche, rimanevano fermi sui territori utilizzati. Ovvero c'era l'altro grande problema, che nonostante vi fossero degli standard di riferimento, tutti quanti a protezione cercavano di fare degli standard propri, sicché le flotte dei treni non avevano neanche gli agganci che potevano essere in qualche modo utilizzati. Ecco allora che si poneva il problema anche lì, fondamentale, il pensamento di Spaventa. A parte che allora le ferrovie erano come l'insieme delle comunicazioni fisiche e immateriali, come si dice di oggi, ma l'insieme era l'industria. Quindi parlare delle ferrovie non era come parlare oggi delle ferrovie, importanti, ma non così importanti. Allora erano il tutto dal punto di vista dello sviluppo industriale. Quindi lì si poneva un problema concretissimo del come, regolando le ferrovie, si regolavano di fatto le attività delle imprese. Non solamente quelle concessionarie, ma tutta oggi si chiamava la supply chain dell'industria. Si regolava l'industria, c'era un problema di stabilire i ruoli, i pesi, per, puoi dire, renderli funzionali agli obiettivi che in Spaventa, come in quei padri di allora, erano individuati nell'interesse generale inteso come luogo nel quale gli elementi propulsivi verso il benessere sociale e economico venivano ritrovati, in termini generali. Vediamo l'oggi. Ah, dicevo, in quell'ambito Spaventa pone anche un problema, che non solo bisogna fare l'impresa, l'unità delle reti ferroviarie, bisogna dotare un'impresa che gestiva queste cose, sui treni binari, e che, scusate se dico questa cosa, fosse un'impresa efficiente, non un'impresa che buttava via patrimonio o sciupava patrimonio. Questo dell'efficienza era un elemento, un pilastro del pensiero, perché se l'impresa efficiente non si aveva, tutto quello che diceva prima non si aveva. Lo dico perché le ferrovie sono entrate tutte solamente 5 anni fa. Il gruppo Ferrovie dello Stato è diventato inutile solo 5 anni fa, da allora, passando anche per l'unità della costituzione della società Ferrovie dello Stato italiana del 1905, il primo direttore generale di Bianchi. Prima la posso dire una cosa che effettivamente ha una sua ragione d'essere. Noi a Villa Patrizia abbiamo una bellissima immagine, un rotolo, un basso rilievo, non so se basso alto, un po' rilievo di un medaglione di Luigi Bianchi, manca proprio il talento. Potrebbe essere davvero l'occasione per poter. L'importante ragionamento fino a avere altro elemento di grande importanza,
coraggio a perdere del suo pur di non abbandonare la sua idea propulsiva. Perdere il ministero e così. Vediamo lo so. Io vengo da un roadshow nel quale sono stato, sono impegnato per poter lanciare un programma di indebitamento, che naturalmente deve essere pagato dall'impresa, non dallo Stato, di 4 miliardi e mezzo. Per un programma di autofinanziamento del 2077 di ben 10 miliardi di euro. Lo dico a Raffaele Bonanni perché spesso si dà tutta occupazione, si tratta di imprese sane che poi in autofinanziamento producano richieste di investimento e creino filiere industriali di qualità elevata per poter poi rimbalzare nel mondo e vendere i prodotti e i sistemi che siamo capaci di fare. Uno dei problemi più grandi che ieri ho avuto modo di dover spiegare, anzi a Londra ieri in Germania, in qualche forte modo, poi era: ma il vostro piano di investimenti di gruppo che relazione ha col piano dell'investimento dello Stato sulle stesse ferrovie? Cosa non banale, che anche voi immagino l'abbiate molto chiara. È molto semplice. Sta venendo fuori una nuova, che prima le ferrovie non erano in grado di investire in autofinanziamento. Oggi sono in grado di farlo, hanno un proprio piano separato da quello dell'investimento statale, che se non altro si distingue per una cosa: il nostro piano a breve medio è finalizzato al completamento di alcune cose, come dirò, quello dello Stato è quello a lungo periodo, che deve essere quello che naturalmente ha delle funzioni di interesse generale. Voglio fare questa distinzione non tanto per sminuire le tese sul nostro operato, ma semplicemente perché sarebbe un errore pensare che le fondi dello Stato possono fare lo Stato. Noi siamo imprese, dobbiamo ragionare nella logica di imprese. Se non facessimo così, faremmo impropriamente politica. E questa è una delle cose che sono imposto mai di fare, perché era una delle caratteristiche dei miei predecessori. Siccome spendevano soldi che non erano creati all'interno dell'impresa, quindi risparmiavano tranquillamente. Peccato che 6 anni fa noi fatturavamo 6 miliardi e 700 milioni di euro e perdevamo 2 miliardi e 115, e quindi mangiavamo di anno soldi dei contribuenti dello Stato. Non è più così da 5 anni, oggi siamo in grado di poter produrre valore, anzi, come abbiamo dimostrato e ci è stato riconosciuto, siamo oggi tra le imprese grandi d'Europa la più efficiente, con un EBITDA margin, scusate se non tutti sanno, ma non viene più meno di ricavi, dei costi, di portati e ricavi del 23,5%. I nostri amici di Deutsche Bank hanno il 13,5%, i nostri amici di SSL hanno l'8,5%. Capite che questo è un chiaro confronto, benchmark in termini di efficienza industriale e economica, la capacità di produrre valore. Cosa facciamo con questi soldi? Quello che può fare l'impresa. Abbiamo un investimento di 5 miliardi e mezzo di treni e non tutti come se avessi in alta velocità. Certo, 5 miliardi e mezzo, 1 miliardo e mezzo sono i treni in alta velocità. 2 miliardi e mezzo sono i treni per il trasporto locale, per un bel po' che in Italia non si facevano investimenti per il trasporto locale, e li facciamo noi. Più 750 milioni che riguardano le manutenzioni straordinarie, i rimandi, la messa a punto dei treni, e 750 milioni che riguardano il campo merci e il trasporto, una percorrenza tradizionale. Questo è quello che oggi economicamente sa sostenere da solo il gruppo dello Stato. Non sono contributi dello Stato. In più, lo Stato ci ha lasciato alcuni pezzi di rete fondamentale da completare, che si impegnano per 4 miliardi e mezzo. Fu il governo che aveva allora come ministro dell'economia e delle finanze, Carlo Schioppa, che aveva un carico drammatico di debiti da pagare, ne aveva 20 circa, disse: ne pago io questo, però 4 e mezzo li impegni a pagare con l'efficienza della tua impresa. E ci prenderemo questo carico, per cui siamo in giro per poter fare questa cosa. Qual è il risultato? Che
e ci hanno votato al massimo di quello che era possibile per un'azienda controllata al 100% dello Stato. Abbiamo lo stesso reddito dello Stato. Se avessimo avuto l'indipendenza forse sarebbe stato un pochino più sotto. Non ce ne dobbiamo, ma faccio presente che molto spesso la discussione del nazionale, che non voglio togliere merito a quelle imprese, si rivolge a delle grandi imprese che hanno rating BB, a volte BB più, e che quando vanno a piazzare il loro debito sul mercato nazionale pagano 6,5-7 punti percentuali. Questo è un grande problema che dobbiamo affrontare nel Paese, perché se non affrontiamo subito quelle imprese, non noi, quelle imprese industriali, tra qualche anno non ci saranno più, sono massacrate da tempo. Vengo ai problemi che ho posto prima. Oggi qual è l'obiettivo? L'obiettivo Italia è quello che l'Italia stia dentro l'Europa. Per stare dentro l'Europa, guardo naturalmente al nostro settore, non essendoci solamente il caso ferrovie, perché allora l'unico mezzo di trasporto è le ferrovie, adesso ci sono anche autostrade, che sono anche più importanti in certi aspetti delle ferrovie, c'è l'aereo, c'è tanti altri mezzi. Quindi deve avere un approccio non che o ferrovie o moto, ma l'intero sistema integrato di trasporto deve portare i territori ad una equivalenza nell'ambito di quella che è un'opportunità di poter competere e stare alla stessa maniera sul mercato. C'è stata recentemente la ricostruzione dei corridoi di trasporto, TEN-T, che sono stati divisi in due sottoinsiemi. Il Contrax, cosiddetto, scusate il termine greco, l'insieme dei corridoi importanti per l'Europa nel medio-lungo termine. In questo ambito di corridoi, oltre al famoso Torino Trieste dentro di Barcellona Chieri, il famoso Amsterdam Genova, il famoso Helsinki Hamburgo che arriva fino alla Valletta passando per la Sicilia, e il nuovo, questo molto importante per l'Italia, Adriatico fin dalla Ravenna fino all'Attico, grande conquista per l'Italia, nel comprehensive network, cioè in quello più grande, a lungo termine, c'è anche l'Adriatico. C'è poi uno step, un passo intermedio, quello che si deve assolutamente fare entro il 2030. Si deve assolutamente fare secondo l'Unione Europea, perché o l'Europa riesce a fare quello che poi dirò entro il 2030, ovvero l'Europa nell'ambito della globalizzazione, della competizione globale, non è in grado di mantenere quel gap positivo, competitivo che oggi invece ha. E lì c'è un'individuazione chiara di quelle che sono le cose che immediatamente servono per il tempo. In questo caso, cosa è stato conquistato? Secondo me due cose importanti. Si chiama questa prima fase intermedia Core Network, quello che si vuole fare nel 2030, e per la qualcosa ci sono i finanziamenti europei. Abbiamo conquistato due cose. La prima, una spinta formidabile alla politica italiana a dover concentrare le sue iniziative di investimento per evitare i trasporti inutili, che sono soldi buttati via. A proposito, voglio dire che un piano chiaro di interporti in Italia sono veramente indispensabili, perché altrimenti siamo nelle mani di speculatori immobiliari, non trasportistici, che andando da un comunello come il mio, dando un po' di soldi di diritti di edificazione, cementificano ettari di terra, pigliando magari anche contributi di ogni genere e grado, per fare delle cose che rimangono lì inutilizzate, avendo massacrato i territori. In quel cornetto oggi sono chiaramente individuati i punti fondamentali di terra. Naturalmente sono vicino alle grandi città, che non vuol dire che i territori meno densamente abitati non abbiano delle opportunità. Bisogna costruire un fondo. C'è stata un'estensione del corridoio più importante d'Europa, quello che va da Helsinki, Berlino, Brennero, Bologna, con l'antenna di Milano. È stata inserita l'antenna
questa è la conquista, Bologna-Ancona. Certo, non è arrivata a Pescara, però siamo arrivati a Ancona. Non prendetelo come sconfitta. Prima era Bologna, adesso siamo anche di schioppo. Vuol dire che se questa cosa entra in funzione c'è un vantaggio comunque maggiore. Altro importante vantaggio per questa regione, macro-regione adriatica, Marche, Abruzzo, Molise, è che è stato inserito, questo credo che soprattutto grazie anche all'interesse e alla spinta che stiamo facendo da 10 anni noi, l'altro pezzo che sembrava incredibile non avere, non stava neanche nel ricordo del famoso piano quello dei cantieri fatto un anno nel 2001. Non stava neanche l'obiettivo. Scusate, si trattava della Napoli Bari. E siccome non stava da alcuna parte d'Italia, non stava naturalmente in nessuna parte, nemmeno nelle carte europee, inserire nell'ambito del corridoio fondamentale anche la Napoli-Bari, che vuol dire passare per Foggia, vuol dire stabilire un altro punto di riferimento chiaro per questo territorio molto importante. Stiamo parlando di quelli che sono i corridoi fondamentali. In quelli naturalmente c'è una programmazione e una progettazione che fa parte di quello che deve fare lo Stato nazionale, che deve inserire le opere fondamentali, da condividere con l'Unione Europea gli effetti del finanziamento. Come si pone in questo il problema della corridoio adriatico? Beh, intanto si pone con due acquisizioni importanti per due pezzi. La parte sud, Foggia-Bari, la parte nord, Bologna-Ancona. Qual è l'approccio che secondo me occorre avere in questo aspetto? Io vi dico subito che sono, da questo punto di vista, spaventiato, molto concreto. Non mi lascio mai lusingare da nessuna bussola che mi gira, forse è stata la mia salvezza, e salvo tutti che ragionano così. Voglio che le cose vengano dimostrate e io sono obbligato a dimostrare quello che penso. Noi non abbiamo qui, io sono di Rimini, sto lì vicino. Da Rimini a Bari non c'è una città che superi 150 persone. È un problema da considerare. Quindi, quali sono le cose che realisticamente oggi si possono proporre? Io credo. Sono chiaramente che propongono anche un'altra velocità, da Bari a Bologna a poco prezzo. Io non ci credo, perché non credo che sia lo spazio per fare lungo la dorsale adriatica, considerando che dovrei fare tutte le gallerie, opere di alta velocità che non costano meno di 40 miliardi. Quindi, per un territorio densamente, bassamente abitato, non ci saranno mai risorse. Ricordo che si fu un'illusione simile all'inizio del 2000 per fare l'alta velocità fino a Reggio Calabria, costava 27 miliardi, poi purtroppo anche lì sotto Salerno c'è Reggio Calabria che ha 120.000 persone, ma non c'è poco, l'altro poco si trova in Sicilia, ci sono grandi aggregazioni. Quindi quando si fanno dei sogni che però non hanno sostenibilità economica, i sogni vengono costati rapidamente. Credo invece sia ragionevole e sostenibile fare un'operazione diversa, considerando che comunque il corridoio adriatico è dentro i corridoi europei, non sarà tra i prioritari in termini temporali, ma è dentro i corridoi europei, compresi il network. Noi dobbiamo costruire le condizioni affinché questa cosa salga all'attenzione del paese nazionale e dell'Europa, cercando di prospettare un progetto che stia in piedi, qua, un progetto intanto che assuma il fatto che essendo un corridoio europeo, questo deve avere gli standard di progettazione prima e di messa a punto poi di carattere europeo. Standard che sono di velocità minima, che sono di peso per asse, scusate se sono sul tecnico, che sono di sagome, ma devono essere parte di quella rete interoperabile europea che consente quindi di avere delle prestazioni con caratteristiche europee. Ci possiamo porre un obiettivo per questa linea adriatica? Noi ce lo siamo posti come gruppo dello Stato. Pensiamo che da una velocità media oggi, anzi velocità massima, che mediamente è lungo la linea, di circa 140-145 km/h, si possa spostare l'asta
fino a 180-200 km all'ora. Come? Intervenendo sulla rete, sulla linea che c'è adesso, in maniera convergente, con operazioni infrastrutturali, anche di modifica a volte di tracciato se serve, e con la tecnologia per poter avere in tempi ragionevoli e con una quantità di denaro sostenibile, richiedibile, un risultato. Noi stimiamo che questo tipo di intervento, che deve riguardare un testo che va da Foggia fino a Bologna, possa essere, perché se arriviamo solamente fino a Rimini non basta, bisogna andare oltre, perché sono vittorie che sono fatte la stessa maniera per Bologna, sia dell'ordine del 1,5 miliardi. Tra interventi infrastrutturali, interventi tecnologici. Naturalmente però bisogna che anche qui, e mi rivolgo alle autorità, a partire dal sottosegretario che rappresenta quindi il governo in questo momento, vi sia una capacità di fare vedere che queste opere poi la gente le vuole davvero. E che cioè sia la gente a spingere eventualmente sui politici, a volte riluttanti, a far sì che queste cose le vogliono davvero, che ogni tanto non chiacchiere di un convegno. Io pongo qui, come ho posto un mese fa a Bari, dove c'erano con me, invitati dalla Presidente Vendola, 5 Presidenti Regioni, più la Seracchiani, per portare la sua testimonianza, e la testimonianza della Seracchiani era, guardate che Friuli è così come l'Abruzzo, nel senso che anche loro, avendo scarsa densità di gente, hanno pochi treni, hanno infrastrutture con non tante prestazioni e così via, per dire che non è un problema solo del Sud. Un problema che riguarda ormai quella che è una distinzione diversa, le grandi concentrazioni e i territori devono essere interpretati. Questo è il problema che dobbiamo affrontare nel futuro. Ecco, passa da delle prove che devono essere però assunte e risolte. Noi abbiamo tra l'Esina e Termoli un binario. Stiamo discutendo da 10 anni con i soldi di come fare il raddoppio, spero almeno per il pezzo veloce, come abbiamo fatto per il pezzo solo. E anche il professore che abbiamo completato. Siamo in una palude in cui non si capisce niente. Io sono stato in vacanza sul Gargano gli ultimi giorni per il ponte di aprile e sono uscito a Termoli per vedere com'è la lezione, toccato là. Mi trovo una bellissima spiaggia, una bellissima macchia mediterranea, un binario. Sono assolutamente sicuro che quella spiaggia